Un percorso di 28 chilometri con 1000 metri di dislivello dal Bosco Difesa Grande fino al Parco Archeologico di Gravina, in Puglia. È quello con cui ieri si sono cimentati circa un migliaio di runner provenienti da tutta Italia che hanno partecipato al quinto trail delle Cinque Querce. Vincitore per il secondo anno consecutivo, Luigi Zullo. 1000 atleti ieri a Gravina per la quinta edizione del Trail delle Cinque Querce, arduo percorso di 28 chilometri che si snoda dai sentieri del Bosco Difesa Grande fino al Parco Archeologico. Luigi Zullo ha bissato il successo dell'edizione 2015, confermandosi re del Trail delle Cinque Querce. In gara 1000 atleti provenienti da tutta Italia che si sono misurati nella gara podistica outdoor più partecipata in Puglia e nel Sud Italia, all'insegna della natura e dell'avventura. Scenario mozzafiato, quello del Bosco Difesa Grande, incastonato fra gli iazzi del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e le cavità carsiche della Gravina di Gravina in Puglia, nei luoghi di una civiltà rupestre e del parco archeologico. Dopo il successo delle scorse edizioni, l'ASD Festina Lente, società organizzatrice dell'evento, quest'anno ha proposto un unico arduo percorso di 28 chilometri con 1000 metri di dislivello, che ha incluso anche il Canyon di Gravina in Puglia, città candidata a diventare patrimonio mondiale dell'UNESCO e ha chiamato a raccolta runner da Puglia, Basilicata, Abruzzo, Lazio, Campania e anche da Torino, Belluno e La Spezia. In gara anche un gruppo di atleti sordomuti. Si è confermato campione indiscusso l'atleta pugliese di Santeramo Luigi Zullo, in forza alla Bioambra New Age di Capurso, che ha bissato la vittoria dell'edizione 2015 con un tempo di 1 ora 56 minuti e 27 secondi. L'anno scorso è stata dura, ma quest'anno è stato davvero impegnativo, soprattutto perché Giorgio stava ancora più in forma, quindi mi ha dato filo da torcere fino quasi a metà del tracciato. Poi me ne sono andato, ma il percorso era affascinante, tanto affascinante quanto duro. Le salite si sono davvero sentite dal 18° chilometro in poi. Ho faticato, ma comunque ho fatto la mia gara e ho fatto, diciamo, abbastanza bene. Seconda posizione per Giorgio Calcaterra, attuale detentore del titolo mondiale nella 100 km di ultramaratona, che ha tagliato il traguardo dopo 2 ore, 2 minuti e 30 secondi. Quest'anno si toccano panorami ancora diversi perché si corre nella Gravina e un pezzo pure in città, quindi forse mi piace più questo perché è ancora più vario. Devo dire molto tecnico, però molto anche corribile nella gran parte del percorso. Bello, veramente una gara che rifarei volentieri. Terza posizione per il monopolitano Vito Sardella, in forza alla Podistica San Salvo di Termoli, che ha tagliato il nastro del traguardo con il tempo di 2 ore 4 minuti 19 secondi. Prima donna a tagliare il traguardo, Lidia Mongelli della Correre Pollino, sesta classificata col tempo di 2 ore 18 minuti 35 secondi. Esordio speciale in una gara podistica per un atleta promettente, Hamed Tuni, 22enne nigeriano, con alle spalle una storia incredibile. Raccolto nelle acque libiche e sbarcato a settembre in Italia, ora è ospite nel centro di accoglienza straordinaria di Poggiorsini, dove hanno scoperto il suo vero talento ed è subito scattata una grande maratona di solidarietà per fornirgli tutto il materiale tecnico necessario e l'iscrizione alla prima gara sportiva della sua vita.